organizzata dagli studenti, perché questa festa? Allora, cercavamo un modo molto giovane di sostenere il progetto Africa. Ci è piaciuta l'idea perché sicuramente è piaciuta ai ragazzi. Allora, tutto quello che piace ai ragazzi penso che sia la strada più opportuna da seguire. Ecco, tutto qui. Siamo felicissimi perché abbiamo venduto quasi 400 biglietti. La festa sta andando benissimo, i ragazzi sono contenti e abbiamo capito che alla fine ciò che conta non è tanto fare delle azioni che siano estremamente visibili, quanto invece riscoprire lo stare insieme per una finalità importante, che è quella della solidarietà, insomma. E com'è stata la preparazione? Ma la preparazione è stata, devo dire, anche abbastanza gradevole, perché, cioè, lunga ma non troppo onerosa, perché abbiamo collaborato. Allora, io credo che è stato un successo dell'Unione che fa la forza, per cui i ragazzi hanno lavorato alacremente, devo dire, ma anche la componente dei genitori, rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Istituto, i docenti che sono qui numerosissimi, e poi soprattutto voi studenti che avete dato comunque il contributo vitale, quello più importante. Idee per il prossimo anno? Ma l'idea è soprattutto una: continuare a sensibilizzare, perché il problema dell'Africa è un problema che non si risolve con una festa o con un'attività X. Il problema dell'Africa deve coinvolgere le menti e i cuori delle persone, per cui più noi continuiamo a creare situazioni nelle quali ci si riflette sopra, e meglio avremo anche per il futuro garantito delle generazioni che si adopereranno per questo. Bene, grazie. Allora, abbiamo qui un rappresentante di Canimambo, perché sei qui? Sono qui appunto per rappresentare Canimambo in questa importantissima iniziativa che si sta svolgendo nel migliore dei modi, tra l'altro. E sono qui appunto per testimoniare come l'associazione sia presente. Questa raccolta fondi a cosa servirà? Questa raccolta fondi servirà a costruire, o comunque mantenere, perché più che costruire l'importante è mantenerla, una radio in Malawi. Anche se comunque è una cosa un po' strana, comunque è una cosa molto importante. Perché? Perché lì giù uno dei problemi fondamentali è la mancanza di mass media. E l'unico mezzo di comunicazione che hanno è appunto la radio. Quando alla radio vengono dette cose del tipo che comunque il preservativo non serve a fermare l'AIDS, oppure che comunque appunto l'uso del preservativo è quasi condannato dalla Chiesa e che quindi andranno all'inferno, è normale che nessuno lo usi e che nessuno riesca veramente a capire quanto l'uso di cose del genere siano importanti. Ora, l'idea è proprio quella di riuscire a contrastare l'AIDS, questa piaga che sta distruggendo non soltanto il Malawi ma l'Africa intera, attraverso appunto l'uso di questa radio come mezzo di informazione per sensibilizzare la popolazione locale appunto a questo problema e alla prevenzione, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione.